Ciao amici, di nuovo con me in vigna per attenzionare un momentino quello che è lo stato fitosanitario del vigneto per la prossima vendemmia 2022. Il mese di giugno, diciamo, è uno dei mesi, se non il mese più importante, il mese cruciale, dove bisogna fare tantissima attenzione per quelle che possono essere, per quello che può essere l'aspetto fitosanitario del vigneto. Vi ho sempre detto che la vite, i parassiti della vite sono sia funginei che insetti. Per quanto riguarda quelli funginei abbiamo tra i principali Peronospora oidio, mentre per quanto riguarda gli insetti abbiamo la Robesia botrana, conosciuta anche come tignoretta della vite. Per quanto riguarda la Peronospora, quest'anno è un anno relativamente tranquillo perché le scarse piogge non favoriscono la diffusione di questo fungo, anche perché la Peronospora per poter svilupparsi ha bisogno di un velo d'acqua per poter penetrare all'interno della foglia. Diverso è il discorso dell'oidio, perché l'oidio anche senza pioggia può proliferare, può sviluppare, e diciamo che queste temperature, queste cappe di umidità sicuramente lo favoriscono. Però anche qui, un fungo che, se ben attenzionato, non dovrebbe dare grossi problemi. Perché dico se ben attenzionato? Perché spesso la gente pensa che il problema dell'oidio subentra dopo la fioritura, dopo l'allegagione, quando cominciamo a vedere i primi grappolini. Non so se potete vedere i primi acini. Sì, diciamo che questo è il momento in cui il grappolo diventa fortemente suscettibile di attacchi di oidio. Però l'oidio viene da lontano perché? Perché il fungo sverna nelle perule, come micelio nelle perule del tralcio lasciato nella potatura. Quindi, anche se non piove, riparte molto bene a primavera con i primi tiepori. Quindi, per quanto riguarda l'oidio, è fondamentale la lotta di aprile, perché seppur non vediamo niente, è un fungo che parte in modo subdolo per esplodere poi in questo periodo. Possiamo dire che, se facciamo un buon controllo nel periodo di aprile-maggio, prima della fioritura, pulendo bene quelli che sono i residui, gli organi svernanti dell'anno precedente, grossi problemi non ne dovremmo avere nel proseguo della stagione. Mentre, come vi dicevo prima, la Peronospora risente molto dell'andamento climatico, soprattutto dalle piogge. Per quanto riguarda il controllo di questi due patogeni, ci affidiamo a cabine meteorologiche che ci danno un monitoraggio giornaliero di quello che è la temperatura, l'umidità e soprattutto le piogge, se eventualmente ci sono. Diverso è il discorso per quanto riguarda gli insetti. Gli insetti, come abbiamo detto, quello da attenzionare fondamentalmente, il più dannoso è la tignoletta della vite, la Robesia botrana. E, come vi ho detto anche nelle precedenti annate, questo insetto fa tre generazioni l'anno. Il primo è una generazione, diciamo, che fa sui fiori, a cui non ci dà grossi problemi e quindi nemmeno la controlliamo. Invece quelli di adesso sono quelli che vanno sul chicco d'uva, sull'acino, e quindi ci interessano personalmente. Siamo nella seconda generazione e proprio adesso, oggi, lunedì 13 giugno, pomeriggio alle 17:30, abbiamo posizionato delle trappole proprio per valutare, per monitorare quello che è l'andamento di sviluppo di questo insetto, per poter intervenire al momento giusto. Perché si fa il monitoraggio? Perché noi abbiamo a disposizione diversi prodotti per controllarlo, questo insetto. Qualcuno si dà dopo un certo numero di giorni che è iniziato lo sviluppo della popolazione, del volo, si chiama del volo. Qualcuno si dà in fase iniziale e qualcuno si dà quasi a fine volo. Quindi noi dobbiamo stabilire il punto zero, cioè il momento in cui inizia il volo, per poter poi scegliere il prodotto migliore in base all'epoca di trattamento. Siamo un po' avanti per quanto riguarda la stagione, quindi ci aspettiamo che anche il volo di questo insetto dovrebbe partire da qui a breve. Comunque vi tengo aggiornati, controlleremo giornalmente, al massimo ogni 2 giorni, come va l'andamento. Vi apro questa pagoda per farvi vedere come funziona. C'è un dischetto che è il feromone, non so se riesci, gira di là, se riesci a vedere, un feromone che dà il profumo della donna, della femmina, dell'insetto femmina. L'insetto maschio viene attratto dal profumo, si avvicina e rimane incollato su questa base. In base al numero di catture possiamo dire quando è la pericolosità di questo volo. Amici, vi saluto, buona serata, ci aggiorniamo presto, controlleremo insieme quasi giornalmente quello che è il monitoraggio di questo volo. Ciao, grazie!